Buon pomeriggio a tutti, Otaku Biker. Oggi martedì parliamo di manga, e parliamo di teatro di manga, ma purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici qui adesso, vedete che mi sono parlato tutte le volte, e niente, mi sono spento il computer quello che uso per controllare, poi OBS non funzionava, è casino qua. Adesso spero che regga, che funzioni, comunque ci ho avuto un po' di problemi, quindi abbiamo ritardato un po', quindi niente. Spero che funzioni tutto bene. Quindi ho detto, quindi oggi parliamo di manga, martedì, e parliamo di tre autori, Shin Takahashi, Hideo Yamamoto e Yugo Ishikawa, e delle loro opere. Adesso intanto vediamo se funziona tutto. Sembra che funzioni, è un casino qua, OBS proprio. La barra è tutta rossa, non mandava segnali, quindi era un problema, ho dovuto spegnere, riaprire, proprio si è spento il computer, quindi c'è un po' di problemi. Allora vediamo se funziona tutto. Vediamo se funziona il chatbot. Ok, il chatbot funziona. Allora, questi sono i comandi. Come al solito, no? Tu nel book social, i libri che usiamo per studiare il giapponese a giovedì. E poi c'è il libro, il book che ho pubblicato su Amazon. Se volete sostenere il canale, potete acquistarlo, sono 5 euro. Oppure potete fare una donazione. Una donazione su Streamlabs o su Coffee.com, indifferentemente, una di due. Quello che vi fa più comodo potete donare, se volete sostenere il canale, potete pensare che quello che faccio sia utile e divertente, insomma, potete fare queste due cose. E poi naturalmente iscrivervi ai canali, sia qui sul canale Twitch, quindi facciamo aumentare i follower del canale Twitch, sia il canale YouTube dove pubblico le live, questo domani le pubblico sul canale YouTube. E non so se avete visto anche su Instagram, io ieri ho postato anzi ieri, domenica. Domenica ho postato una foto e stavo via in bicicletta, quindi l'ho messa su Instagram e ho postato una foto che sono stato in un paese qua a Fiotrano, quindi finalmente ho rifatto un video, ho girato un video, adesso lo devo preparare, lo devo editare, quindi, prima possibile, abbiamo detto 10 giorni, 15 giorni, adesso perché mi ci vuole un po' di tempo, ce la farei live, quindi tra un giorno e l'altro, tra 10 giorni che non faccio la live, edito il video. E quindi appena possibile lo pubblico, appena pronto, lo pubblico sul canale YouTube. Su un nuovo video che facciamo, che ho fatto su gli itinerari turistici, insomma, ciclistici qui della zona, poi c'è ancora. Spero che sia bello, che sia interessante. E quello lo metto sempre sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, quindi tenete sott'occhio la pagina Facebook, dove metto sempre gli avvisi. E quando faccio. Scusate, ma oggi proprio. Siamo un po' messi male, qui non puoi tirare adesso la voce. Un attimo, ho bevuto un attimo un goccio d'acqua. Vediamo probabilmente che c'è un po' di voce. Vabbè. Allora, dicevo, sulla pagina Facebook metto sempre gli avvisi quando faccio le live, quindi tenete sott'occhio la pagina Facebook e anche il gruppo Facebook, quindi come sul nuovo gruppo, quindi voi iscrivete alla pagina Facebook, dopo da lì chiedete invito, io vi invito, vi faccio entrare al gruppo Facebook. Poi appunto c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto, varie cose, soprattutto quando esco, di solito metto sempre qualche foto, e la mail. Otakubike@gmail.it e questo è tutto, quindi iniziamo, che siamo già in ritardo. Dopo tutti questi problemi tecnici, allora, chiudo un po' di cose che non servono, allora, questo via, apriamo immagini, vediamo se si vede, si dovrebbe vedere, io qua lo vedo, adesso lo vedete anche voi. Allora, vediamo un po' se si vede. Si vede, sì. Ecco qua. Questo è Shin Takahashi. E come al solito leggeremo prima la biografia su Wikipedia, quando la trovo. Stavolta l'ho trovata, quindi poi c'è poi la biografia. Poi andiamo a vedere le opere. Ah, da parte. Poi c'è un problema che la biografia di Shin Takahashi bisogna tradurla dall'inglese, perché Wikipedia Italia non c'è. La versione italiana non c'è. Quindi altro che. Devo tradurla. Ashi Takashi. Ashi Mangaka. Allora, dato che apro la pagina, la traduco però. Traduci, ecco qua. Adesso vediamo questi traduttori. Dopo, come al solito, vedremo le varie opere che hanno prodotto questi autori, sia quelle pubblicate in Italia che quelle non pubblicate ancora in Italia.
Beh, ve lo dico anche perché spesso, voglio dire, in questi ultimi anni stanno venendo fuori altre opere che magari prima erano state pubblicate anche gli autori passati. Adesso le case editrici italiane hanno pubblicato molte cose, quindi magari adesso è un'opera non pubblicata, ma magari fra qualche tempo verrà pubblicata anche in Italia. Quindi approfittiamo le schede su Anime Click, come dico sempre, questo sito portale fatto molto bene, che c'è in Italia, che parla di animazioni giapponesi, ma anche animazioni in generale. E quindi dopo vediamo le schede. Adesso vediamo qua cosa dice. Allora, Shin Takahashi, ho fatto la traduzione della pagina. Allora dice: nato il 8 settembre 1967, è mangaka giapponese. Andate qua, così, no? Ecco qua. Allora, giapponese è noto soprattutto per le sue serie Saikano, She the Demon Weeper, sarebbe lei l'ultima, lei la maritale, dopo vediamo, infatti, l'opera principale che ho letto che mi piaceva molto. Kimi no Kakera e Kimi no Kakera. Inio Asano ha avuto un breve periodo come suo assistente durante la creazione di Saikano. Saikano sarebbe l'applicazione di lei la marità in giapponese, la vogliamo. Appunto, Inio Asano è stato suo assistente. Ho già parlato di Inio Asano, quindi vi rimando alla scheda che ho parlato di Inio Asano, io mi ricordo. Mi sembra che sì. Adesso c'è un lapsus, non mi ricordo se ho parlato di Inio Asano. Mi sembra che sì. Mi sembra che sì, adesso proprio. No, non mi ricordo, guarda. Mi sembra di aver parlato di Inio Asano. Sì, come l'ho parlato. Qua oggi proprio. Facciamo andare un po' così. Allora, andiamo un po'. Io mi ricordo che ho parlato di Inio Asano. Se trovo qua. Vado a vedere un attimo. Mi sembra di sì, dov'è? Adesso lo cerco. Su quelli che già ho fatto. Lo trovo. Ah sì, infatti, ho parlato di Inio Asano, quindi vi rimando alla live che ho fatto mesi fa quando ho parlato di Inio Asano. Allora, altro che me lo segno, se no mi dimentico. Quindi metto in scheda un avviso che ho fatto domani quando pubblico la live, metto scritto che ho fatto la live, che ho fatto anche la live di Inio Asano. Minuto, altro che segno. Asano, ecco qua, mi dimentico. Ok, idea. Assistente, ok, qua c'è scritto, l'altro c'è scritto elenco dei lavori, qui c'è l'elenco, e poi è entrato, quindi solo questo c'è scritto. Quando è nato, che ha fatto la sua opera principale, proprio scarnissima, proprio come scheda, su Wikipedia, poi Wikipedia internazionale, quindi nemmeno quella italiana. Quindi iniziamo a vedere le sue opere. Le opere di Shin Takahashi. Allora, prima opera. Allora, prima opera, ecco qua, Ito, questa è opera, vedete che è copertina originale, quindi no, non è uscita ancora in Italia. Allora, Ito, che letteralmente vuol dire brava persona, perché I vuol dire bene e Ito vuol dire persona, quindi brava persona sarebbe la traduzione letterale. Casa editrice Shogakukan, disegni e storie di Shinya Takahashi, è un seinen sentimentale, slice of life. Nel 92, 26 volumi completato da lui inedito, non è mai uscito in Italia. Appunto, questa copertina edizione originale. Dice trama, dice niente robot, misteri, attività paranormali, fantascienza, solo la normale vita laboriosa di una persona onesta e buona. Fonte, manga, updates.com. Quindi proprio una storia così normale, semplice, insomma. Sarebbe interessante, capisco perché non è pubblicata in Italia. Non è pubblicata. Insomma, mi sembra un po' bloccato. Qua ci siamo, con i tecnici, vabbè, il computer funziona, però non funziona il computer di riferimento. Vabbè, andiamo avanti. Quanto questa è un'opera che in Italia ancora non è arrivata. Andiamo avanti. Ecco, questa è quella famosa che vi ho detto prima, Lei la maritale, che è uscita un po' anni fa, però molto bella. Questa è la copertina appunto dell'opera dell'edizione italiana. Mi piaceva molto, l'ho letta anni fa, però ancora ho un buon ricordo di quest'opera. Mi piaceva molto, una delle mie opere preferite. Anzi, dovrei recuperarla, rileggerla, dovrei rileggerla, perché non c'è mai tempo per leggere le opere nuove, e non c'è mai tempo per leggere quelle vecchie, di rileggere quelle già lette. Allora, titolo originale, Saishu Eiki Kanojo, Saikano, appunto, abbreviato Saikano. E ci sarebbe questa abbreviazione, fanno spesso in Giappone questa abbreviazione, perché quando ci sono titoli lunghi. Sarebbe My Friend, in inglese My Girlfriend, The Ultimate Weeper, cioè lei l'arma finale, anzi, lei l'arma finale.
casa editrice Shogakukan, storia di segni sempre di Takashi, insegna per pubblico adulto, azioni drammatiche di fantascienza, guerra, psicologico, scolastico, sentimentale, c'è cioè poi tutto. Nel 1999-2001, e 7 volumi, la rivista è stata pubblicata da Panini Comics, dopo, credo, proprio inizio 2000. Aspetta, quando è uscito questo? Poi già, questa è del 2004, mi pare, sì, è poco, 2004-2006, dovrei ingrandire un po'. Aspetta, che ingrandisco un po' se si vede meglio. 2004, mi sembra, sì, 2004, di quando è uscito in Italia. Io l'ho recuperato, mi sembra, sì, un po' dopo che è uscito, quindi ho dato qualche anno dopo. Comunque mi piaceva moltissimo, mi piaceva. Allora, vediamo la trama. Questa è la storia d'amore di due studenti liceali, Shuji e Chise. A prima vista Shuji è duro e insensibile, ma la timidezza, l'ingenuità e la sensibilità di Chise lo hanno conquistato. Il loro amore è minacciato da molte cose. Fuyumi, l'ex di Shuji, Akemi, un'amica comune, e una guerra mondiale in cui Chise gioca una parte determinante come arma finale. Trama tratta dall'editore italiano Panini Comics. Allora, la storia dice, all'inizio appunto sembra una di quelle storie quasi shoujo, insomma, due ragazzi si innamorano. Dopo però si scopre appunto questa ragazza in realtà è un'arma, quindi si muta, si tramuta, diventa un'arma proprio. Non è lei che combatte, cioè non è che combatte con un fucile o un soldato, proprio diventa proprio lei stessa un'arma. E qui c'è questa cosa, c'è questo problema della vita quotidiana tra loro due innamorati e la vita che lei deve andare a combattere, quindi c'è la guerra, i bombardamenti, insomma, l'istruzione, lei che combatte, insomma, è molto tosto come manga, in certi momenti molto triste, molto anche. C'è molto sentimento, molto bello. In certi momenti proprio di combattimento, di lotta, insomma, però è molto bello, molto coinvolgente. Io lo metto tra i manga più belli che ho mai letto, tra quelli sentimentali più belli, insieme a Mezzo Coco e Video Girl Live, insomma, sono quelli molto più, che a me sono piaciuti più di tutti. Quindi ve lo consiglio assolutamente, recuperatelo, se già fate recuperarlo, perché la Panini credo che non ha più stampato. Non so se fa le ristampe, però forse lo trovate su eBay o su qualche fumetteria che ce l'ha, insomma, comunque ve lo consiglio assolutamente recuperato perché è molto bello. Poi sono 7 volumi, quindi insomma ne vedo tanti. E a me è piaciuto moltissimo, ho letto 20 anni fa, quindi subito dopo, un po' meno, 17-18 anni fa, boh, subito dopo, quando è uscito, quindi mi è piaciuto moltissimo, quindi ve lo consiglio assolutamente. Dopo magari vediamo qualche immagine, come al solito vediamo immagini di come disegna l'autore, no? Queste copertine dopo vediamo a fine della. A parte finale vediamo come disegnano, come impostano le pagine i vari autori, quindi vediamo anche se troviamo qualche immagine proprio più specifica. Comunque, storia bellissima, consiglio. Mi sembra che ci hanno fatto anche l'anime, credo. Non sono sicuro, ma forse anche l'anime ci hanno fatto. Un po' sì. Io non lo dice, però. Adesso non mi ricordo, però forse ci hanno fatto anche l'anime. Allora, aspetta, troppo avanti, sono andato. Ecco qua. Avevo un frammento di te, vista un'altra opera. Sempre difficile. Comunque vedete questi disegni, adesso la competenza è un po' poco, però dopo vediamo meglio. Questi disegni così delicati, così fatti un po' anche tipo acquarello, tipo pastello più che acquarello, tipo pastello, quindi disegna pastello, colore pastello, insomma, anche se sono bianco e nero, le copertine, dico. Ma questi schizzi un po' così, disegni un po' schizzati, non proprio molto delineati, molto shoujo, cioè sono shoujo di solito proprio come stile, sembra un po' shoujo. Sono molto belli le sue opere. Questa non ce l'ho, non l'ho letta ancora. Poi c'è questo stile così delicato di disegnare. Allora, questo abbiamo detto che è un frammento di te. Titolo originale, Kimi no Kakera. Utu Kakera è frammento, e Kimi, di te, Kimi no di te. Casa editrice Shogakukan, Shin Takahashi, autore sempre storie e disegni che fa tutti lui. Shonen, in questo caso Shonen. Avventura drammatico, fantastico, sentimentale e soprannaturale. Dal 2002 al 2008. Eh sì, dal 2002 al 2010, 9 volumi. È completato anche questo, pubblicato da Panini Comics, anche questo da Star Comics, Panini Comics da Planet Manga. Fate questo sì, Planet Manga. Questa è la copertina originale, cioè, edizione italiana. Allora, diciamo la trama. Si dice che tanto tempo fa la gente credeva che il mondo si ripetesse, come l'erba e i fiori che rinascono ogni anno, come la notte che si tramuta in giorno, come le città che crollano e risorgono le proprie ceneri. Ma questo piccolo mondo non si ripeterà, finirà prima di lasciarci crescere. Fu in quel tempo che nacque un ragazzo e una ragazza. E quindi questo è l'incipit della storia di Ikoro, una principessa del mondo simile all'Islanda, circondata da grandi mura, dove la gente è convinta che dovrà presto morire sepolta sotto la neve. Un bel giorno, però, un ragazzino cade dal tetto della casa di Ikoro
e la convince a creare con lui la luce, a cercare con lui la luce e il calore del sole, tramandata dal sito editore italiano Tiny Comics. È molto interessante come storia, questo è sempre un po' dedicato a questo, anche se magari come speculato c'è la guerra di mezzo, anche qua, insomma, sono storie molto belle. Questa la devo recuperare, non l'ho mai detta questa. Allora, andiamo avanti. Altro controllo. Insomma, sì, ok, tutto verde. Allora, andiamo avanti. Regressione. Allora, queste opere che, non so se avete visto, sono uscite in edicola, con i giornali. Un po' di tempo fa, e queste sono i manga delle scienze. I manga delle scienze che sono usciti proprio con la Repubblica, sono usciti il giornale della Repubblica un po' anni fa, e alcuni di questi sono stati disegnati da Shintakashi. Ce ne sono due o tre, anzi tre mi pare, che ha disegnati tre. Allora, quindi in tutto sono 12, credo, una collana di 12 volumi, e tre di questi sono stati disegnati da Shintakashi. Questo è il manga delle scienze, vediamo qui tre quali disegnato: regressione, analisi statistica dei dati. Titolo originale: Manga de Wakao Tokei Gaku. Casatrice Onsha. La storia di Shintakashi, la storia di Shintakashi, anche i disegni. Poi la storia insieme a Trend Pro e i disegni insieme a Hiroha Inoue. In collaborazione a 3 a 4. Commedia sentimentale, genere. Categoria non c'è scritto qui perché non è un show, non c'è un segno, niente, sono manga educativi, però sempre stile manga, c'è questa cosa appunto di Giappone, si fa spesso, si usano i manga per fare dei libri educativi, quindi per fare dei libri a livello anche scolastico, la stessa cosa non si usa, invece secondo me si può fare anche da voi dei fumetti, si fa qualcosa, qualche disegno c'è cioè, nei libri scolastici, ma poco, quasi niente. Nel 2004 un volume è appunto stato pubblicato dalla Repubblica in Italia. Allora, vediamo cosa dice qua. Trama. Miu ha sempre avuto problemi con la regressione statistica, ma ora, finalmente, con un po' di motivazione e un po' con l'aiuto dell'intelligentissima Risa, la sua brillante compagna di lavoro in caffetteria, è decisa a venire a capo e affrontare questa materia. Nel manga delle scienze e regressione, seguì insieme a noi le avventure di Miu e Risa, mentre calcolano l'effetto delle massime giornaliere sui ordini di tè freddo, prevedendo gli incassi da pasticceria e calcolano la probabilità dei vendite dei dolci con l'aiuto della regressione statistica semplice, multipla e logistica, dopo un rapido ripasso di concetti base come equazioni matriciali, cioè matrici, no? Funzioni inverse, logaritmi e derivati, sarete pronti a tuffarvi in acque profonde, dove imparerete a calcolare le equazioni di regressione, quindi la scolastica, verificare la previsione della vostra equazione usando il coefficiente di correlazione, eseguire verifiche di ipotesi, analisi della varianza e calcolare gli intervalli di confidenza. Eseguire le previsioni usando gli odds ratio e gli intervalli di previsione. Verificare la validità dell'analisi facendo uso di test diagnostici. Eseguire test C4 e test F per verificare la significatività della regressione. Sia che vi stiate avvicinando per la prima volta all'analisi della regressione, sia che vi abbiate provato in passato, ma non siete soddisfatti, con il manga di scienze e regressione arriverete a valorizzare questa disciplina in modo immediato e divertente. Questa è la descrizione appunto della Repubblica, sul giornale Repubblica. Qua ci sono anche quei disegni. Gioco questo è un modo appunto divertente attraverso questi fumetti, la storia di questi personaggi, e raccontare una materia così ostica, insomma, la statistica proprio da tutti i giorni, proprio super appassionati, per gente esperta. Quindi è anche un cosa interessante, un'iniziativa interessante. Allora, troppo la statistica, chiudiamo qua. Sempre di Shintakashi, l'altra opera sempre di quella Collari, segnata da Shintakashi. Quindi manga delle scienze e statistica, ha fatto anche questa. E il titolo è Manga de Wakao Tokei Gaku, quindi sempre statistica. Casatrice Omsha, Shintakashi Trend Pro, la storia e i disegni Shintakashi, quindi solo i disegni solo, commedia sentimentale c'è scritto. Nel 2004 un volume di questo che pubblica, sempre pubblicato dalla Repubblica. Allora, qua si dice, spiega sempre, insomma, diciamo che questo, se la statistica non vi fa dormire sonni tranquilli o semplicemente volete applicarla alla vita di tutti i giorni, il manga di scienze e statistica vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Questa guida a fumetti vi metterà in men che non si dica sulla strada giusta per arrivare al cuore della materia. E che libro di statistica sarebbe senza esercizi? All'interno troverete tutti gli strumenti per verificare i vostri progressi passo dopo passo. Seguite Rui,
nel suo percorso di avvicinamento alla statistica grazie all'aiuto del pazientissimo mister Yamamoto, che le insegnerà a calcolare media, mediana e valore standard dei punteggi di Bullying, tracciare gli istogrammi dei prezzi del rame, determinare la probabilità di prendere il massimo di voti in un compito di matematica, calcolare il coefficiente di Cramer per stabilire in che modo ragazzi e ragazze preferiscono essere invitati ad uscire, capire come viene usato il valore standard per normalizzare i risultati di un test. Lasciatevi guidare da lui, da Mr. Yamamoto, e grazie ai bizzarri esempi tratti dal mondo reale, in poco tempo addomesticerete argomenti che tutti gli altri trovano difficili. Tramontata sempre l'editore pubblica, e di questa cosa appunto è interessante, questa cosa, infatti, appunto, che è pubblicata anche qua in Italia, quindi di usare i fumetti, appunto, usare le storie per insegnare cose, insomma, abbastanza difficili, insomma, la statistica, proprio, cosa anche non tanto divertente, quindi da studiare. Quindi è divertente, è utile e bella questa cosa, che usare i fumetti attraverso le storie, con esempi anche pratici, che di solito i libri di testo, insomma, ci sono esercizi, 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 tanti esercizi, e anche un po' fine a se stessi, e è un po' aride come materia, no? Quindi è una cosa divertente, un'idea bella. Andiamo avanti. Questo siamo, ritorniamo a un'opera più canonica, insomma, non più cosa divulgativa, ma opera proprio di fantasia. Allora, questo è Hana to Okutan. Titolo di Hana to Okutan. Casa di Shogakukan, quindi Shin Takahashi, sia disegni che storia, è un seinen, quindi fantascienza, fantasy, sentimentale, self-life, dal 2007 al 2019, 5 volumi. Vedete che sono opere abbastanza brevi, insomma, non è che ha scritto mai opere, fino ad ora non ha scritto mai opere molto lunghe, 5 volumi, e da lui purtroppo inedito, non pubblicato. Ma vediamo la trama cosa dice. Momo, il cui soprannome Okutan, è una normale casalinga di 25 anni, il cui hobby è pensare a cosa preparare a suo marito per cena quando tornerà a casa. La protagonista vive insieme al suo coniglio domestico Pitan, in una Tokyo in cui un fiore gigante per ragioni sconosciute è fiorito al centro della metropoli, distruggendo tutto quello che si trovava sul suo cammino e condizionando l'intero ecosistema della metropoli, che ora si chiama Tokyo Forest. Suo marito è sparito sin dal giorno della fioritura, ma lei rimane fiduciosa ad aspettarlo, affrontando la quotidianità giorno per giorno e cercando di imparare a cucinare sempre più piatti diversi. Ma si dice che se il fiore dovesse sbocciare una seconda volta, il mondo ne verrebbe distrutto. Insomma, vedete come la trama. Cioè, la trama molto strana, no? Non pensa a un fiore, è una cosa bella. Anche disegni, la stranezza delle opere di Shin Takahashi. Questi disegni così dire, pucciosi, muovi, insomma, molto sciocci, poi invece le storie non sono sciocci per niente, perché sono molto, sono, cioè, in certi casi sono tristi, sono anche, insomma, c'è fantascienza, c'è fantasy, dice, ma c'è anche tristezza, insomma, c'è la guerra, insomma, usa questi disegni, che sono così, appunto, così carini, però scrive storie molto, molto intense, quindi è un autore, come dire, è diverso dagli altri, quindi è un autore che secondo me può piacere abbastanza, perché l'attore è diverso agli altri, appunto, visto questo modo di accostare, anche se ultimamente si vede spesso questo, forse hanno ripreso da lui. Gli autori oggigiorno fanno tutti questi disegni molto nuovi, poi raccontano storie di guerra, di cose, si vede spesso in manga e anche animazioni. Però credo che questo autore sia stato uno dei primi che abbia fatto questo stile, questo modo di approcciarsi alla storia. No? Disegni così carini, con storie molto più intense, più profonde. Quindi è un autore diverso dagli altri. Anche per questo è interessante. Allora, andiamo avanti. Tom Sawyer, quindi, ha scritto anche un'opera, ha disegnato un'opera tratta dal classico della letteratura americana, Tom Sawyer. Allora, vediamo qua. È Tom Sawyer americano, sì. Adesso mi ricordo, sì, americano. Allora, Tom Sawyer, titolo originale, quello di Tom Sawyer, casa editrice Akushensha, storia e disegni di Shin Takahashi, quindi storia, vabbè, storia però. Perché è una rivisitazione, però sarebbe tratta da un sogno originale. È uno shoujo in questo caso. Avventura, commedia drammatica, psicologico, slice of life. Nel 2007, infatti, c'è tratto da un romanzo, un volume solo. Da lui pubblicato la J-Pop. Questo. Ma questo è la copertina, vero? Da J-Pop, questo. Ma la J-Pop, questa copertina qua. La copertina originale, no? Questa è la copertina originale della J-Pop. C'è tanto il marchio J-Pop, nemmeno si vede. Comunque, da lui sarà pubblicato la J-Pop. Trama: una ragazza torna alla città del piccolo
Nella città, nel piccolo paesino di campagna della sua infanzia, dove ora si sente a disagio per i funerali di sua madre, qui però incontra casualmente un ragazzo, strano in quanto unico a non essere abbronzato in una cittadina di mare. Il legame tra i due sembra rafforzarsi grazie alle similitudini, non somatiche quanto esistenziali. Così si trovano assieme ad assistere ad un fatto che potrebbe sconvolgere Ovide, vediamo la rivisitazione. Ha preso spunto dal testo originale, dal libro originale Tom Sawyer, e ha cambiato i personaggi, ha fatto una storia diversa. Simile ma diversa. Disegni, anche qua i disegni sono belli, molto belli. Dopo vi faccio vedere perché sono assolutamente disegni belli. Molto belli, dai copertine se ne poco però. Dopo vi faccio vedere assolutamente. Vediamo che funziona che la regga qua. Allora, andiamo avanti. Questo è il lato che dicevo, che ne ha fatti tre, no? Di quella collana. Questa è matematica. Ne ha fatto tre opere scientifiche, ha fatto. Quella collana l'ho messo dopo perché ho messo in ordine di uscita, quindi. Di quando l'ha fatta. Allora, se lo trovo la scheda, guarda, ecco qua. Quindi manca le scienze, matematica, algebra lineare. Quindi anche l'algebra ha fatto. Allora, titolo originale, manga di Wakao, Senkei Daisu, cioè algebra lineare, in giapponese. Casatrice Onsha, storia di Shintakashi, insieme a Trend Pro e disegni di Hiro Inoue. Di qua ha scritto solo la storia e disegni di un altro. Allora, Commedia del 2008, un volume, pubblicato sempre da Repubblica. E qua ci vediamo cosa dice. Allora, trama della vita di Reiji. Dalla vita, scusate, Reiji desidera due cose, una cintura nera di karate e Misa, alla casa dei suoi sogni. Per fortuna il fratello maggiore di Misa è capitano della squadra di karate dell'università ed è disposto a stringere un patto. Reiji potrà entrare nella squadra se darà lezioni di algebra lineare a Misa. Reiji cerca di esporre a Misa le basi di questo argomento delicato e sfuggente, descrivendone le operazioni da cappuccino come trasformazioni lineari, i calcoli determinanti e la determinazione di autovalori e autovettori. Sono cose che ho studiato a scuola, ma che mi ricordo. Con l'aiuto di esempi davvero incredibili come i mini golf e gli incontri di karate, Reiji trasforma concetti astratti in fatti concreti, comprensibili e persino divertenti. Insieme a Misa, nel suo corso accelerato di algebra lineare, capirete e applicherete nozioni come operazioni di base tra vettori e matrici, come addizione e moltiplicazione, dipendenza e dipendenza lineare, basi di spazi vettoriali, eliminazione di Gauss per il calcolo della matrice inversa, sottospazio, dimensione e span lineare, applicazioni pratiche dell'algebra lineare in campi come la grafica computerizzata e la crittografia. Tramandata dall'editore Repubblica, editore italiano Repubblica. Quindi vedete, su cose veramente, mi ripeto, però è veramente interessante questa cosa. Cioè, spiegare dei materiali anche in certi casi ostiche, che non per tutti è facile da imparare, soprattutto in Italia, che di solito le materie scientifiche in Italia non è che soltanto. Tanto facile da studiare anche nelle scuole. Ci sono pochi studenti veramente bravi. Si vede dalle statistiche internazionali che gli studenti italiani non sono tanto bravi nelle materie scientifiche. Sta un po' migliorando, ma non così tanto rispetto agli altri paesi. Ma quindi usare questo metodo, insomma, con i fumetti, con i manga, sembra abbastanza interessante. Qualcosa. Andiamo avanti. Allora, questo, andiamo qua perché si vede poco. Allora, Anni sulla neve, ed è copertina, se dicevo prima, sempre questi colori pastello. Allora, Anni, altro che apro, eccolo qua. Yuki e Tsubasa, Anni sulla neve, cioè il titolo originale. Yuki e Tsubasa, infatti direttamente Yuki è neve e Tsubasa è Ali. Anzi, qua dice Yuki di Tsubasa. Forse anche sbagliavo, qua ci dice Yuki e Tsubasa, quindi Yuki, Mitsubasa, titolo originale. Casatrice Kodansha, storia e disegno di Takahashi, è un seinen, drammatico musica, qui tra l'altro con la musica scolastica, sentimentale e soprannaturale. Dal 2011 al 2013, 8 volumi, e ci sono sempre 7, 8, 5, insomma, di solito un fa opere molto lunghe, pubblicato da noi da Panicomics. Andiamo a trama, Tsubasa è un delinquente delle medie che viene preso di mira un giorno, ogni giorno. Egli ha un segreto, ovvero è un sensitivo, ma è imbarazzato da tutto questo, in quanto le sue abilità sono deboli e ritiene che non valga la pena vantarsene. Un giorno, però, si accorge che può leggere la mente di una ragazza muta, il cognome è Yuki. Ecco perché Yuki è il suo passato in italiano, che è in senso come congiuntivo in italiano, che no, perché c'è anche un altro significato in giapponese.
Quindi Tsubasa è lui e Yuki è la ragazza. E qui c'è tutta la storia, quindi, di questi due ragazzi che si incontrano. Ok. Andiamo avanti. Ok, vedete che copertina, che colori. Che colori. Tipo stereo. Allora, questo è l'altro che apro la scheda. Allora, Yuki di Tsubasa Haru. Dovrebbe essere in seguito. Yuki di Tsubasa Haru. Allora, sempre Kodansha, Shin Takahashi, sede. Drammatico musica scolastica sentimentale sopra attuale. 2014-2015, 8 volumi. Completato e dato inedito. È il sequel, infatti. Il sequel di Yuki di Tsubasa. È il sequel. Il dato non è uscito però. La Panini ancora non ha pubblicato, non so se lo pubblicherà mai, perché, non so, forse perché la prima serie ha avuto poco successo, non so perché. Dopo si vede quali sono le scelte della casa editrice. Però, avendo pubblicato la prima parte, devo pubblicare anche il seguito. Allora, andiamo avanti. Altra opera. Sempre di Shin Takahashi. Shin Takahashi che non è parente di Umiko Takahashi. Quindi è suo omonimo come cognome, anche perché Takashi è un cognome abbastanza diffuso in Giappone. Allora, questo è Kanata Kakeru. Kanata Kakeru. Allora, casa editrice Shogakukan. Storia di disegni di Shin Takahashi, un seinen, che è questo. Scolastico sentimentale Slice of Life Sport. Nel 2016-2018, 10 volumi. E questo già credo che sia la roba più lunga che ha scritto, 10 volumi. È completata da noi inedito, quindi non è mai uscito ancora in Italia. Infatti questa è la copertina originale. Allora, trama. Ogni anno in una certa città si tiene una staffetta a lunga distanza. I protagonisti di questa storia sono tre giovani amici che vi partecipano. A me è interessante, sono sport. Non capisco perché non lo pubblicano queste cose. Insomma, manga sportivi, insomma. Poi faccio vedere qualche immagine. Ok. E con questo abbiamo finito. Le opere di Shin Takahashi. Ora parliamo di Hideo Yamamoto, secondo autore di oggi. Allora, intanto apriamo la scheda Wikipedia, che stavolta c'è la scheda in italiano. Fortuna. Allora, vediamo un po' che si apre. Ecco qua. Hideo Yamamoto. Nato a Tokorozawa il 23 giugno 1968. È un fumettista giapponese. Nel 1988 debutta con un'opera breve, Ship, Pecora, su settimanale Young Sunday, con sceneggiatura di Masahiro Takaju, quindi lui ha disegnato e Takaju ha scritto la storia. A Ship segue l'opera, racconta i 5 lumi, Okama Hakusho, di Haydn travestito. L'anno seguente realizza un volume autoconclusivo, Nonsuchiya, spione a pagamento, che gli frutterà un notevole successo, che lo porterà a realizzare gli 11 volumi di Shin Nonsuchiya, il nuovo spione a pagamento. La storia Ichi 1 fa poi da prologo ai 10 volumi della fortunata serie Ichi the Killer, e questo è l'opera più famosa che si conosce anche qui da noi. L'originale Konoshiya Ichi. Storia violentissima, da cui nel 2001 vengono tratti un film diretto da Takashi Miike, regista, e un mediometraggio animato diretto da Shinji Ishidaya. Nel 2003 Hideo Yamamoto inizia la stesura di Homunculus, concluso in 15 volumi, altra opera bellissima che io ancora non ho letto, ce l'ho, ho sentito parlare tantissimo, devo cominciare a leggere. Dico sempre che inizio a leggere, però ancora non l'ho letto. Ce l'ho. Quindi questo autore è abbastanza famoso, quindi hanno appunto queste due opere, Ichi the Killer e Homunculus, che adesso andiamo a vedere. Alla Cina dice dalle opere, appunto dice dalle opere di Yamamoto, sono stati tratti 4 film. Da Ichi the Killer è stato tratto il film Ichi the Killer, appunto diretto da Takashi Miike. Da Another One Bite the Dust, è stata tratta la trilogia di Stop The Beach Companion, divisa in Stop the Beach Companion, Stop the Beach Companion il Versus e Angel Kosai Bokumetsu Undo. Qua c'è l'elenco delle opere. Ok, e questo è tutto quello che dice Wikipedia. Altro non dice. Adesso vediamo le opere nello specifico. Allora, iniziamo con la prima. Questa è Ship, appunto quello diciamo di Pecora. Shep. Insomma, come si pronuncia in inglese, non so, quindi Shep, sarebbe Shep, come diciamo, perché Ship sarebbe nave, no? C'è Shep, ecco. Shep, Ship, Shep, insomma, allungato. Là che sta? Shep. No, aspetta,
Non mi si è aperto. Un attimo che non mi si è aperta la scheda. Ecco qua. Non mi si è aperta la scheda. Ok, vediamo. Oh, shape. Cioè, per qua. Il titolo in inglese è Ship the Survival War of, of My Summer Vacation. Sarebbe la guerra di sopravvivenza delle mie vacanze estive. Il titolo in inglese. Cantatrice Shirakukan. La storia di Masahiko Takaju, l'ho detto prima, e disegni di Hideo Yamamoto. Seinen, azione, guerra e violenza. Nell'88 un volume solo, quindi solo un volume. Era un inedito, non è uscito. E la trama non c'è. Non c'è la trama per niente, quindi non sono riuscito a trovare la trama, però comunque parla di guerra, insomma. Vedi già la copertina. Dovrebbe essere abbastanza divertente, insomma, c'è commedia perché. Azione, beh, azione, guerra e violenza. Però credo ci sia anche un po' di humor. Allora, andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra opera. Sempre di Yamamoto. Seconda opera, anche questa è inedita in Italia. Allora, questo Okama Kusho. Okama Kusho. E c'è disegni molto diversi rispetto a Takashi. Molto più precisi come là, molto, Takashi più schizzi, più disegnati un po' più di stile schizzo. Invece qua è molto più preciso come di un disegno. Certo. Allora, Okama Kusho. Il titolo è questo. Casatrice Shirakukan. Storia di disegno, in questo caso anche la storia, anche disegno tutti e due suoi, sia la storia che il disegno, Hideo Yamamoto. È un seinen, genere commedia ecchi, genere breve, sentimentale, self-life, da 89 a 91, 5 volumi, completato, da un inedito, non è mai uscito. Quindi la trama, vediamo la trama. Allora, lo studente del college Shinya Okama viene convinto da un suo amico di nome Tanaka a lavorare in un gay bar, travestito da drag queen. Tuttavia, dopo aver visto quanto sia adorabile il suo viso truccato da donna, Okama inizia ad avere un'infatuazione per la propria controparte femminile, Katherine. Un giorno Okama fa conoscenza di Miki, un'innocente ragazza del college che frequenta il bar in cui lavora e che di aspetto assomiglia molto a Katherine, che si innamora a prima vista. Tuttavia, anche se i due entrano subito in sintonia, solo con diversi problemi per il ragazzo. Prima di tutto Miki conosce Okama solo come la dolce Katherine. Come potrebbe un ragazzo che si veste da donna e il cui cognome in giapponese sia letteralmente gay riuscire a spiegare di essere autosessuale? Secondo, Miki sta già frequentando un altro ragazzo. Tuttavia, non volendo arrendersi, Okama decide di cercare di avvicinarsi a Miki e al tempo stesso mette i bastoni tra le ruote tra lei e il suo ragazzo in modo che non avanzino nella loro relazione. E questa è la trama. Ma è interessante domanda cosa perché in Italia non è uscito qua. Poi sono 5 volumi, sono i miei tanti, quindi. È un po' vecchiotto, insomma, da 89 a 91, però penso che oggigiorno, ultimamente stanno pubblicando opere degli anni 70-80 in Italia, quindi stanno ritirando fuori opere che in Italia ancora non sono mai uscite, forse un giorno uscirà anche da noi. Poi tematiche anche abbastanza attuali, quindi. Allora, andiamo avanti. Non so chi sia, altro ingrandisco, che è un po' piccolo, qua. Non so chi sia e. Altra opera inedita, le opere precedenti a Ichi the Killer e a Wukus sono tutte quasi tutte inedite di questo autore. Ah, non so chi è. Attimo, apro la scheda, ecco qua. Allora, titolo originale per quello di non so chi è, in inglese Voyeur, casatrice Shirakukan, storia e disegno di Hideo Yamamoto, seinen pubblico adulto, drammatico psicologico del 92, un volume, e da lui inedito. Trama. Un giovane misterioso si aggira dopo la mezzanotte tra le auto in sosta, osservando con i suoi occhiali arancio di famosi coppie che consumano rapporti sessuali. Ko Higaon e Higaonna coglie in flagrante l'oscuro personaggio e, profondamente indignato per essersi visto privato della sua privacy, affronta il figuro a viso aperto, apportandogli un dritto al volto. Ma la forza di persuasione dello sconosciuto è tale da far aprire la mente di Ko, facendogli trovare un nuovo hobby, cioè andare a spiare. Infatti Voyeur sarebbe uno che piace andare in giro a vedere. Voyeurismo appunto da dire. Sono un po' così insomma. Ah, andiamo avanti.
Ok, e questo è Ichi, il Quechua, il famoso Ichi the Killer. Che da noi non è uscito. Questo, allora, Ichi. Ichi appunto vuol dire uno. In giapponese, Ichi. Casa di Cicciolo Cucane, sempre di Yamamoto, Sen e pubblico adulto, azione e combattimento drammatico, psicologico, scolastico. Nel 1993 un volume, e da noi inedito, non è mai uscito. Allora, Ichi è il manga precedente, è il più noto, Ichi the Killer, e racconta la vita del protagonista ai tempi della scuola media. Quindi questa è la trama. E di chi si diciamo, è spaziale, cambiamo le sue prime opere, o più così, più ecci, come dire, più portate verso il sesso, queste cose, quelle tematiche lì, un po' più commedia, commedia rosa, commedia un po' così, un po' uccidose. Però poi è passato alle opere più impegnate, più dure, anche più violente. Anche se però ho continuato a fare qualche altra opera, un po' sempre in quel tema lì. Allora, andiamo qua. Allora, questo è. Un attimo che trovo la scheda. Qua c'è un elenco di schede lunghissimo per trovare un'altra una. Allora, Shin no Tsukiya. Molto nuova Tsukiya, abbiamo letto prima nella scheda su Wikipedia, appunto, che c'è questa opera. Shin no Tsukiya, cioè Warrior Inc. in inglese, in seguito di quello che abbiamo detto prima. Casa di Shogun. Hideo Yamamoto, sempre storie e disegni. Categoria Seinen pubblico adulto. Commedia psicologico sentimentale. Da 94 a 97, 11 volumi. E l'hanno inedito. Trama. Per il giusto prezzo, nessun segreto è sicuro. Nei sushi, motel e negli oscuri retrobottega di Tokyo, tre uomini, Ken, Cho e Smile, lavorano come voyeur, spioni a pagamento. Il lavoro consiste nel pedinare e spiare il bersaglio indicato dal cliente per mettere a nudo l'anima e tutti i segreti più sordidi. Ma nulla come sembra, e anche la ragazza di Ken è decisa a scoprire i più reconditi segreti che il suo compagno nasconde. Quindi invece c'è stata l'evoluzione della storia, quindi c'è questo ragazzo che spia gli altri, adesso va messo su questa agenzia che va in giro a spiare su commissione. Quindi è una storia abbastanza interessante, insomma, come storia. Allora, questo è stato edito in Italia, questa puntata è copertina italiana, Another One Bite the Dust, pubblicato dalla Astar, Star Comics. Allora, apro la scheda, ecco qua. Allora, il titolo originale è Enjokusai Bokumetsu Undo. In inglese è campagna dove Eradicate Score Girl Prostitution Stop the Beach Campaign, parte di Togia. Casa editrice Kodansha, testo di Tetsuya Koshiba e disegno di Hideo Yamamoto, insegna pubblico adulto, azione drammatico erotico, psicologico e scolastico, del 98 un volume solo, da noi pubblicato da Star Comics. Allora, Tom dice, Aya è una bellissima studentessa. Una specie di boss nel giro delle studentesse che si prostituiscono per pagare i loro propri vizi. È lei che ha messo in atto la caccia al vecchio. Invece di prestare i propri servizi e si fa trovare con il proprio uomo e malmena il malcapitato per far rubare tutto il denaro che porta con sé. Convinto da un suo superiore, il normalissimo Okisu, partecipa alla campagna contro la prostituzione minorile, eufemismo con cui definiscono la pratica di andare a letto con una studentessa per poi scappare senza pagare, non senza rimorsi di coscienza da parte di Okisu. Tutto sembra andare bene fino a quando il suo superiore, violento esperto di bondage, non va a letto con una povera Mebae, ingenua amica di Aya, mandando all'ospedale per le percosse subite. La ragazza inizia così la ricerca del colpevole, scatenando una serie di avvenimenti drammatici e spiacevoli, tramandata da Patatus Manga DB. Vedete che è tematica abbastanza forte. Tematica che non è campatinale, perché non è storia di fantasia, perché purtroppo in Giappone questa cosa succede. Ci sono appunto studentesse dei superiori che fanno queste cose, purtroppo è una piaga che esiste nella società giapponese. Quindi si può dire che questa è anche una critica, insomma, critica, in parte una critica sociale di quello che succede nel Giappone odierno, che ancora succede queste cose. Ci sono appunto queste ragazze che anche per fare la vita, insomma, nel lusso, per seguire la moda, quelle cose, gli fanno queste pratiche, insomma, disdicevoli. E anche questa è una cosa, insomma, abbastanza interessante, insomma. Al di là appunto da guardare oltre proprio alla storia in sé, appunto per capire anche com'è anche uno spaccato particolare della società giapponese. Quindi
al di là della storia, appunto, uno può capire anche qualcosa di più importante, più profondo della società giapponese. Allora, andiamo avanti. Allora, questo famoso Ichi the Killer, ecco, io non ho mai detto questo Ichi the Killer. Ho sentito parlare abbastanza, però no, non l'ho mai detto. Non mi è capitato di leggerlo. Allora, altro che apro la scheda. Allora, Ichi the Killer, pubblicato dalla Planet Manga. Allora, titolo originale è Koshiya Ichi. Koshiya, cioè Killer. Casa editrice Shogun. Storia e disegni di Yamamoto. Serie pubblico adulto. Azione crimine. Genere azione crimine drammatico, erotico. Horror, psicologico, splatter, thriller, violenza, c'è poi tutto. 1998, 10 volumi. L'hanno pubblicato appunto dalla Planet Manga, cioè dalla sezione manga della Panini. Allora, trama. Ichi è un vigliacco pesantemente compressato, con dei seri problemi psicologici. Ogni volta che scoppia in lacrime si trasforma in una letale arma umana, con la sua grande abilità nelle arti marziali e la sua lama nascosta nei suoi scarponi, è in grado di macinare le gangli dei suoi nemici in un batter d'occhio come un macellaio. In giro si dice che Ichi abbia fatto fuori il boss del clan Hanjo e la Yakuza vuole chiarire la faccenda. Tra costoro c'è il braccio destro del boss, Kakihara, un tipo deviato, violento e stanco di tutto, compreso se stesso. Solo quando egli trafigge, taglia e ustura il proprio corpo o quello altrui, ha la sensazione di sentirsi vivo. Egli, assieme ai pochi fedelissimi, dà inizio a una morbosa ricerca del suo capo, da lui tenuto ancora vivo da qualche parte. Questo è infatti l'unico capace di torturare a dovere Kakihara e procurargli piacere estremo, tematiche molto, molto forti. A causa della sua crudezza e dei suoi disegni espliciti, la pubblicazione di Ichi the Killer è stata vietata in diverse zone del Giappone, infatti è stato vietato, ma da noi è stato pubblicato. Assunto, credo che sia stato censurato, quindi. Però se è stato vietato in certe zone, cioè poi è stato vietato. Ha fatto la censura. Che appunto è molto molto crudo, molto violento come storia, come disegni anche. Allora, andiamo avanti. Comunque, ecco, questo qua, adesso ingrandisco un po' perché le copertine così sono molto chiare come copertine. Questo è comunque. Questo lo devo iniziare, insomma, qualche giorno inizio a leggere perché proprio. È tanto che dico, voglio leggere, ma non leggo mai. Non trovo mai il tempo. Allora devo assolutamente iniziare a leggere. Homunculus. L'uomo dell'anima. Anzi, l'occhio, cioè, l'occhio dell'anima. Il titolo originale Homunculus è quello. Casa editrice Shogakukan, Hidoya Yamamoto, storia e disegni. Categoria serie pubblico adulto. Psicologico soprannaturale. Dal 2003-2011. 15 volumi. L'hanno pubblicato dalla Panini Comics. Allora, vediamo la trama. Trama. L'ipotesi che uno sconosciuto, poco raccomandabile, vi chiedesse di farvi bucare il cranio per 700.000 yen, voi accettereste? Quasi sicuramente no, ma non tutti di fronte a una richiesta del genere possono permettersi di rifiutare. Ad esempio, Suzumu Nakoshi, personaggio principale di Homunculus, di Hideo Yamamoto, non può dire no a una proposta così allettante. Ormai la sua esistenza sembra essere giunta a nubilare morto. Si trova a metà strada tra la vita normale della gente definita rispettabile e la vita dei barboni, in quello che lo stesso Nakoshi definisce equilibrio, ma risulta essere tale solo apparentemente, poiché nel momento in cui gli è sottratta la macchina, non sembra più essere capace di mantenerlo, arrivando ad accettare la proposta di Manabu Ito, vale a dire la trapanazione, tra virgolette, un piccolo foro di 3 mm sul cranio, con il quale si potrebbe produrre un risveglio del cervello dal torpore in cui cade all'età adulta, arrivando addirittura a ottenere il sesto senso. Poi punti punti io sono avanti. In questa l'incipit, non so proprio come il resto di come avanti, perché ancora, come ho detto, non l'ho letto. Però ho sentito dire da molti che è un manga molto molto bello, uno dei più belli degli ultimi anni, che merita di essere letto. Allora, Ikai Man, questa è un'altra opera, anche questa è abbastanza conosciuta negli ultimi anni. Ikai Man, che è un'altra opera sempre di Hideo Yamamoto. Allora, Ikai Man, che chiaramente sarebbe uomo luce, perché Ikai vuol dire luce. Ikai Man, uomo luminoso, insomma. Casa editrice Shogakukan. Storia e disegno sempre Yamamoto, seinen drammatico, fantascienza, mistero psicologico. Dal 2014 al 2020, 8 volumi, completato in parte, non in corso, quindi ancora non è stato finito, il 2020 quindi è finito da pochissimo.
L'hanno ancora, stanno pubblicando da Panini. Infatti questa è la copertina della Planet Manga. Adesso non so che numero è arrivato qua in Italia, però dovrebbe stare per finire anche qui da noi. Allora, trama. Ikari è uno studente come tanti, appassionato di computer e videogame. Spesso soffre di fastidiosi problemi dovuti all'elettricità statica. Problemi che stanno per degenerare in un portentoso incidente che fa scorrere lui quell'energia e quella sicurezza che non ha mai avuto. E poi diventa uomo luminoso, diventa uomo luce. E i disegni molto belli, poi vi facciamo vedere i disegni che sono molto belli, quindi li troviamo molto, molto più realistici rispetto a quelli di Takashi, che soprattutto come avete visto prima, le copertine molto più, come detto prima, molto più stile schizzo, molto più, invece questi sono molto più realistici, molto più precisi come disegni. Sono due modi diversi di disegnare, però altrettanto piacevoli da vedere. Allora, questa è l'ultima opera che vediamo di Yamamoto. Devo chiamare la scheda, ma se lo trovo, dov'è? Ecco qua. Titolo originale, Adam Toev. Adam Toev, titolo originale, cioè Adamo ed Eva, e Toev vuol dire E, già questo. Grazie a Trice Shogakukan, Hideo Yamato, la storia, il disegno è di Yuichi Kegami. Infatti si vede dallo stile, infatti vedo dallo stile qua, quando ho visto la copertina, ma questo non è Yamato, questo è Kegami, lo stesso autore di Century. Ikegami, che ancora ne devo parlare, ancora non ho parlato, però vi dico che ne parlo. Casa editrice è, l'avevo detto, Shogakukan. Genere Seinen pubblica adulto. Azione drammatica soprannaturale. 2015-2016, due volumi. Quindi solo due volumi. La storia è abbastanza breve. E da lui inedito, mai uscito ancora. Trama. Allora, il mondo dello Yakuza è in forte declino. I capi delle organizzazioni più importanti abbattono le barriere e tendono un incontro per decidere come fare da sopravvivere. In questo clima di agitazione si avvicina ai passi di una coppia invisibile che porta con sé l'odore della violenza. Questa è la trama. Quattro righe di trama. Infatti credo che si ispiri abbastanza a Century, la storia di Kigami che riparla di Yakuza. Un attimo, guardo la cosa. Sì, ok. Century del 1990, abbastanza vecchio. Anche quello ve lo consiglio assolutamente recuperato perché è un altro capolavoro, Century di Kigami. Ok, abbiamo fatto. Ora, adesso qua, questa è l'immagine che ho trovato sulla copertina, sulla pagina di Anima Click quando non c'è la foto di autore. Perché Yugo Ishikawa non si trova la foto. Io cercavo tanto, ma non si trova la foto di Yugo Ishikawa. Ho detto altre volte che spesso ci sono certi autori che non voglio farsi vedere, quindi è difficile trovare dei riferimenti fotografici. Allora, a pagina Wikipedia dice quasi niente, proprio pochissimo dice, di questo autore. Allora, Yuko Ishikawa, nato a Ichijo Nawate il 9 febbraio 1960, fumettista giapponese, debuttò nel 1972 sulla rivista Wiki Yankee Jump con Kakumei Route 163. È famoso soprattutto per il manga Fainting Beauty Ulong e Yoiko, ma anche per altri manga. Divenuto in seguito, è divenuto anche degli anime, qua c'è delle opere. Adesso di qua ne vediamo un po' di meno perché sulle pagine di anime che non ce ne sono tanti. Allora, intanto vediamo questo qua, 1, 2, 3, 4. Allora, queste qua, le prime due, le trovate solo su Wikipedia. Non capisco perché non c'è la scheda su Anime Click. Vi faccio aprire Anime Click e mettete la scheda perché non c'è queste due opere. Ma questa è l'opera che ha reso più famoso lo statore, quindi. Yoiko, dipende, no, Yoiko, anche la provincia di Yoiko. Yoiko è un manga scritto e illustrato da Yugo Ishikawa, sto leggendo appunto la scheda di Wikipedia, perché non c'è su Anime Click. Il fumetto è stato pubblicato dal 1998 al 2001 dalla rivista Big Comic Spitz e è stato trasportato in una serie di televisione anime di 20 episodi dal 98 al 99. Questa è la copertina del primo numero dell'edizione appunto originale, perché in italiano c'è. Non è stato mai pubblicato. Allora, trama, il manga narra le vicende di Eizumi Fuuka, bellissima ragazza che nonostante sembri una studentessa universitaria è in quinta elementare. Il suo ragliato corpo inoltre cattura l'attenzione di tutti i ragazzi della scuola, quindi come trama. Forse anche per quello mi stavo pubblicando in Italia, perché insomma, una ragazza che
una bambina di quinta di metà, insomma, si chiama quinta di metà, c'ha 10 anni, quindi questa che ha 10 anni, questa qua, un po'. Quindi insomma, non sta pubblicato in Italia. E sono 20 volumi, 20 volumi, no, aspetta, 20 volumi, 15 volumi, 15 volumi, 20 episodi sono una serie animata. 15 volumi sono. E ha avuto molto successo in Giappone, quindi appunto in Italia ancora non è mai uscito. Allora, Anatara, questa qua, che appunto Anatara che non c'è la scheda su Animo che non c'è la scheda. E questo è quello che dicevamo prima, che è Fighting Beauty Vlog. Fighting Beauty Vlog, Kakuto Ishii Ouran, video originale, è un seinen manga. Aspetta, questa. Ah, questa è la pagina. Aspetta, adesso come faccio la roba. Perché questa qua è la pagina in inglese. Bisogna che la traduco qua. Che non c'è nemmeno in italiano qua. È la scheda di Wikipedia inglese, Wikipedia americana. Quindi bisogna che lo traduco. Ah, un attimo che apro il traduttore qua, se no ci stiamo un secolo. Ah, dov'è il traduttore? Ecco qua. Un attimo, lo traduco e poi vediamo cosa dice. Dai, ok. Traduzione, dov'è? Ecco qua. Allora, diciamo, Fighting Beauty Vlog, Kakuto Beauty Vlog, è un manga di serie di Yuko Ishikawa. Ci sono attualmente 19 volumi. La storia è stata adattata in un anime che si estende su due serie. Entrambe le serie animate coprono i volumi da 0 a 18. La prima serie è Fighting Beauty Vlog e la seconda è Fighting Beauty Vlog Rebirth. Entrambe le serie hanno circa 25 episodi ciascuna. Il personaggio principale, Maurana, è una persona di origine cinese, nata e cresciuta in Giappone. È stata addestrata nell'arte marziale segreta della sua famiglia dal nonno Ubriacone da Scivo, maestro Mao Hung. Suo nonno le ha promesso che le racconterà cosa è successo ai suoi genitori per incoraggiarla a allenarsi e combattere. A sua insaputa, suo nonno la iscrive per partecipare a una competizione televisiva di arti marziali. Tra arti marziali femminili, conosciuta come Prime Mat. Nel corso del manga e dell'anime viene rivelato che la Manetiran ha sposato Zhao Daren e ha dato alla luce la sorella di Ran, Rin Shen. E questa è la trama. Beh, non ho ingrandito la copertina. Va, vedremo meglio. Questo poi dice, ho trovato questa copertina, copertina 0, che guarda il numero 0, sta resa. E poi c'è anche il numero 1, ecco qua, questo è il numero 1. Ho fatto il numero 0 e il numero 1, questo è il numero 1. E adesso andiamo avanti, vediamo altre opere, che queste si trovano schede appunto su AnimeClick. Allora, andiamo qua, altra opera, questa ne voglio parlare un po' perché l'ho letta da poco, ho finito la legge da poco. Allora, se va avanti qua, ecco, Sprite. Allora, Sprite, questa è l'opera che, la seconda opera che ho letto di questo autore, anche se era scritta prima, è quella che ho letto prima. Yuko Ishikawa, sempre. Allora, Sprite, intanto diciamo la scheda quindi parlo un po' meglio. Allora, titolo originale appunto è Sprite, quello. Castellina Shogakukan, e questa è la scheda su AnimeClick, come dicevo prima. Storia di disegni di Yuko Ishikawa, è un seinen, azione horror, mistero soprannaturale, dal 2009-2015, 15 volumi. Da noi pubblicato prima dalla CP Manga e poi dalla J-Pop. I primi 6 volumi della CP Manga, dopo sapete che la CP Manga è stata assorbita dalla J-Pop, e la J-Pop ha continuato a pubblicare gli altri numeri. Allora, diciamo la trama. Intanto diciamo la trama, poi dico un po'. Allora, Yoshiko è una laboriosa liceale, il cui tempo libero è quasi interamente occupato al tentativo di aiutare un hikikomori suo amico d'infanzia e uno strano zio solitario. Durante una visita all'attico di suo zio con alcuni suoi amici, Yoshiko, amiche, anzi, amici perché sono amiche, anzi, quello diceva, Yoshiko nota una sostanza che, come neve, comincia a cadere dal cielo su tutta la città, ma lei sembra essere l'unica in grado di vederla. Neve nera, cavolo, è nera, neve bianca. Più tardi però un violento terremoto scuote la città e Yoshiko, assieme ai suoi amici, lo zio e il suo cane, si trovano intrappolati in uno scenario apocalittico che non riconoscono, un assortimento di gente strana a fare loro compagnia. Adesso qua dice proprio pochissimo, però lo dico io un po' meglio. Allora, la trama appunto è questa ragazza va a finire questo su questo lattico di questo zio, vede sta neve nera che viene giù, e
E da poi poi subito come un'ondata di mare, uno tsunami nero, che però non tutti vedono, solo lei vede, solo poche persone lo vedono. E dopo trovano dei bambini sopra il tetto, e qui si ispira un po', cioè, dopo, dico, perché si ispira un po' a Peter Pan, infatti sono i bambini perduti, sono chiamati proprio i Lost Children, sono gruppi di bambini, però non sono dei bambini, sono bambini dall'aspetto, però sono persone vecchie, certi hanno centinaia di anni. E dopo c'è questa storia che dice, salti nel tempo, che loro stanno in questo palazzo passa dal futuro alla fine del 2060, poi alla fine del 2060, non mi voglio spoilerare troppo, ma poi vanno a finire l'epoca Sengoku, quindi con i combattimenti, nel 1500, quindi combattimenti, ci sono dei combattimenti con dei gruppi appunto di samurai, insomma, la storia è molto bella, molto interessante. C'è questa cosa incentrata soprattutto in tempo, lo chiamo il tempo tra virgolette, questa sostanza che passa, che inonda tutto e porta fa morire gente, fa invecchiare la gente, muore. E ci sono questo gruppo di persone che invece vogliono scappare, non vogliono invecchiare. E da qui c'è appunto questo paradiso in parte con Peter Pan, come storia. Quindi se è ispirato, sì, c'è proprio l'ispirazione in parte alla storia di Peter Pan. Di non voler crescere, voler stare giovani, voler stare bambini. Quindi c'è questo coso di ambientazione post-apocalittica, cioè è molto bello, mi piaceva molto, voglio recuperare anni fa, perché io avevo letto la sua prima opera, adesso vediamo quella che c'è dopo di farlo vedere. Avevo letto quella, poi sono andato a vedere appunto la scheda, avevo trovato questa opera, le sprite, e invece, insomma, mi sono incuriosito, avevo cercato, non riuscivo a trovarla, poi l'ultima volta, ultimamente sono riuscito a trovarla, l'ho ordinata tutta, e è arrivata un mese fa e l'ho letta tutta. Ho letto tutta velocemente, sono 15 volumi, tutti, l'ho arrivati proprio. In meno di un mese ho letto tutti i 15 volumi. E mi è piaciuto moltissimo. Cioè, in certi momenti magari un po' rallentato, cioè in certe parti un po' si dilunga un po'. Però è molto bello, me la consiglio assolutamente. Qua si trova, quindi andate su, se volete, andate sul sito della J-Pop e ordinatelo. Tutte le serie. Tutti i 15 volumi, ordinatelo. Perché in fumetteria non si trova, sono andato in fumetteria e non riuscii a trovarlo, perché c'è questo problema che ha avuto, che i primi numeri sono della CP Manga, che non si trova più, la CP Manga non c'è più, però sul sito della CP Manga trovate tutto. Quindi date io, se volete, che è molto bello. Lo consiglio assolutamente, a me piace molto. Magari come dicevo, in un certo momento un po' rallenta, un po' sta troppo tempo in certe parti, però è abbastanza bello. Mi piace, quanto può spendere come cosa. È un po' splatter, un po'. Poi c'è sopravvivenza, ci viaggi nel tempo, c'è, insomma, sono cose belle, insomma, la storia è molto bella. E ve lo consiglio assolutamente. Quindi, se volete, comprate, perché è molto bello. Sprite è uscito appunto anni fa, quindi è 2009-2015. Originalmente, dato che è uscito, papà che è finito, quindi è tanti anni che è finito, è uscito in Italia, perché quasi in contemporanea è uscito. Quindi, ve lo consiglio assolutamente. Poi, questa è quella che ho detto proprio prima. La prima cosa che ho detto appunto di. Dico, aspetta, non c'è bisogno che capisco. Yuko Ishikawa, che è Wonderland, appunto, che qua è ispirato attualmente in questo caso non a Peter Pan, ma a Alice nel Paese delle Meraviglie. In questo caso, quindi, si è ispirato anche a due opere abbastanza famose occidentali, letterature occidentali. Allora, Wonderland, attimo che apro la scheda. Si apre, dai, ok. Il titolo originale è quello, Wonderland, proprio c'è proprio il nome originale, quello tipo. Cassettrice Shotokukan, storia e disegno sempre di Ishikawa, è un seinen, avventura drammatica, horror, mistero soprannaturale. 2015-2017, 6 volumi, pubblicato da J-Pop. Ah, già mattina, poi parlo un po' di questo che ho letto. L'ho letto un po' di tempo fa, però ancora un po' non mi ricordo. Ah, una mattina, all'improvviso, la popolazione di un'intera prefettura giapponese rimpicciolisce. Il perché di questo fatto, fuori dal comune, è sconosciuto. Alcuni chiamano in causa un attacco terroristico tramite armi chimiche. Quanto sconosciuto è il motivo per cui l'esercito ha il compito di eliminare la popolazione invece di aiutarla. La minaccia principale, però, è rappresentata dalla natura, quindi fra tutti i gatti e i corvi, oltre che dalla posizione di fragilità in cui le persone si trovano improvvisamente rispetto a tutto il mondo che hanno sempre conosciuto. Il manga segue le vicende di Yuko, una ragazzina i cui genitori vengono uccisi per il gioco dal gatto di casa e del suo fedele cane Poco. Lungo il percorso alla ricerca della salvezza, il duo si imbatte in Alice, una misteriosa ragazza straniera. Infatti Alice, questa qua, Alice, questa qua, Alice. Diciamo, si scopre appunto che è straniera, che lei ha il potere, appunto, che ha fatto questo potere grandissimo. C'ha questo potere di far rimpicciolire le persone. Appunto c'è questa cosa, Alice, no? Che mangiava
mangiava la torta, diventava piccola, poi beveva, diventava grande. Quindi a questo suo spunto da dicembre, comunque questo è sempre Survivor, quindi sempre queste cose, questa avventura, questi ragazzi che nella città devono cercare di fuggire dagli animali e in più anche dall'esercito che li cerca. E il finale, poi il finale, non mi ricordo proprio come fu, il finale si è proprio quasi aperto come finale, l'opera è finita, proprio non so se magari ha intenzione in futuro di riprendere, perché come finale mi sembra tanto un finale chiuso, cioè sembra un finale un po' aperto, però l'opera è terminata, quindi non so se in futuro farà magari un seguito, che è finita nel 2017, quindi, però c'è questo finale un po' aperto, comunque la consiglio che questo è molto bello, se evolui, quindi, io come ho detto prima questo, dopo dicendo questo, ho conosciuto questo autore, ho voluto recuperare anche quell'altro Sprite, che mi è piaciuto di più, volevo dire che mi è piaciuto di più, mi è piaciuto più Sprite, ma anche questo mi è piaciuto molto, anche questo l'ho trovato molto bello. Quindi vi consiglio entrambi, questo autore che magari fino adesso ci sono poche opere pubblicate in Italia, anche lui stesso non è che ha scritto molto fino adesso, però quelle poche opere che ha fatto, che si trovano, sono abbastanza belle, quindi vi consiglio assolutamente. Allora, andiamo avanti, questa è un'altra opera che purtroppo ancora non c'è in Italia, inedita anche questa. Allora, questa è la tutta la scheda. Ecco qua. Kyoka Zombie. Kyoka Zombie. Casatrice Shokukane. Ah, storia di Yugo Ishikawa. Invece il disegno è di Tsukasa Araki. Quindi in questo caso Ishikawa ha messo solo la storia. È un seinen. Komaya Horror, sempre soprannaturale. Da 2016-2017, due volumi. Da noi inedito. Alla trama, Puka è una modella di bikini non molto popolare, mentre lei e il suo manager si stanno recando sul set di un servizio fotografico, investono un zombie. Tentativo di scappare, Puka viene morsa, trasformandosi a sua volta in zombie. Cosa sarà ora della sua carriera? E questa è la trama, beh, sono due volumi, quindi è una storia un po' così, infatti qua ci sono zombie e umorismo nero, quindi un po' di divertissement, insomma, un'opera migliore, si può dire. Però anche questo non sembra mai come trama, anche se i disegni appunto non sono di Ishikawa, perché i disegni di Ishikawa sono molto, molto belli, quindi qui già si vede che i disegni sono diversi. Poi, ultima opera, Babel. Babel, questa è un'altra opera non ancora pubblicata in Italia, e spero che magari ci proprio la porti, perché sembra molto interessante come opera. Allora, altro che la scheda. Allora, Babel, di origine Babel, appunto Babel, no? Cassettina Shokukai, in questo caso storia e disegno di Yuko Ishikawa, infatti si vede dal disegno che appunto è lui. Seinen, azione fantasy mistero storico del 2007, sì, 2017, scusate, 8 volumi in corso, quindi ancora non è finito, sta ancora uscendo, e da noi inedito. Allora, prendendo spunto dalla celebre storia, Hanzo Satomi Hakkenden racconta la storia di 8 giovani guerrieri. Questa è tutta la trama, una riga e mezzo. Ambientazione dell'epoca appunto dei samurai, disegni molto belli, quindi spero che venga pubblicato perché questo qui la prendo assolutamente. Appena esce la prendo assolutamente, se viene pubblicato in Italia. Faccio appello a J-Pop se mi sente, spero che J-Pop poi ha pubblicato, visto che ha pubblicato già su due sue opere. Epoca Sengoku, quindi l'epoca dei, appunto, dei stati combattenti, quindi prima dell'avvento dell'epoca Edo, quindi Tokugawa. L'epoca Sengoku, epoca famosa che ritorna spesso nei libri, nei manga, negli anime, si sente spesso l'epoca Sengoku, l'epoca dei combattimenti, delle guerre continue che c'erano all'interno del Giappone quando ancora non c'era lo stato unificato. E questa è un'opera assolutamente bella che spero che venga pubblicata perché la prendo assolutamente. Ancora non è finita, però no, già 8 volumi, è iniziata 4 anni fa, quindi spero che la J-Pop o chi altro, insomma, poi ha pubblicato. Allora, abbiamo finito. Abbiamo finito. Adesso vediamo di aprire un po', di vedere qualche immagine di questi tre autori, se riusciamo a vedere qualcosa. Ma questo via. Cattura browser. Adesso apro un browser e vediamo qualcosa. Adesso perché tiene bene. Non funziona più. Ricominciamo. Allora, sto aprendo il browser, adesso spero.
apro il browser. Allora, intanto cerchiamo lavoretto Shintakashi, cerchiamo Shintakashi. Vediamo che regga si vede qualcosa. Shintakashi. Takashi. Mangaka Koko. Shintakashi, immagini, vediamo immagini. Qualcosa di lei la quello visto che dopo mi fa finale vediamo se c'è qualcosa vedete. Ecco qua, andiamo a finire, ecco, questi sei sempre, come dicevo prima, pastello, quindi colori anche un po' così. Banca è l'anima che non ci sia, tanto fatto solo. Banca, poi voglio vedere qualche tavola dentro, diciamo, qualche tavola interna. Banca interna, che è copertina, qualche tavola interna. E come dicevo, i miei sono molto, molto soci perché tutti i soldi che sono molto opera molto bella, consiglio assolutamente. Se non la conoscevate, se non l'avete mai detto, quindi lei è la mia figlia, stai cantando. Assolutamente, deve qua, non manda. No, non hai immagini qua, io. Mi sente l'audio, sì. Mi sente l'audio? Sente, sì. Si sente qua. Qua sta usando molto. Spero che si senta l'audio. Poi. Allora, vediamo. Allora, ho detto che mi togliamo. Allora. Ideo Yamamoto. Dai. Ideo Yamamoto, dai. Vediamo un po'. Ideo Yamamoto. Dopo ci sono un po'. Poi. Ecco, a questo qua quando si trova. Adesso vediamo un po' in generale qualche foto qua, qualche disegno. E va ovunque, vedete, che disegni, molto, molto più, proprio, alto livello, cioè, non è che livello c'è, cioè, è che uno disegna meglio, disegna peggio, che altro stile di disegno, ecco, cioè, molto più particolareggiato, molto più realistico come disegno. Vediamo qualche opera, questa è stata la Ramanawa. Aspetta, vedo un po' vedere qua, vediamo un po' questa immagine qua. Qualche immagine giusto per. Ancora comunque questo devo vedere, quindi non mi voglio spoilerare nemmeno io, perché comunque vedete molto, molto più particolare. Cioè, sì. Ecco, adesso vediamo un attimo anche Yuko Ishikawa. Yuko, anzi no, Yuko Ishikawa. Ishikawa. Mangaka. Io uscirò mangaka. Vediamo questo. Ecco. Queste immagini di Watermelon. Questo è Watermelon. E c'è anche qualcosa di Sprite. Vedere. Ah, questo è Watermelon. Vedete il gatto. Vedete che diventa piccolo. C'è il gatto che si lo fa mangiare. E qua Watermelon. È un po' che altro c'è. Questa è lei Alice.
anche qua disegni molto, molto realistici, come rispondi fatti molto bene, quindi uno stile diverso. Allora, vediamo sprite un attimo. Vuoi fare qualcosa di sprite? Qui, no. Sprite. Sprite, diamo sprite. Un attimo. Poi chiudiamo la questa copertina, copertina molto bella. 15 copertine più bella. Se ci va, qua le copertine. Sembra una fotografia. Allora, vediamo qualche immagine più in tema del manga. Ecco qua, immagine del manga. Questa è la protagonista, Yoshiko. Questo è il cagnetto, l'aiuta. Allora, questa è la sua amica che combatte. Vai su sulla trama, ci sono amici, invece amiche, sono due amiche, insomma, che vanno a finire questo palazzo dopo. È un'arca, specie l'arca del tempo che viaggia nel tempo, avanti e indietro. Questo è appunto il lo consiglio assolutamente, questo assolutamente prendete perché è molto bello, recuperate. Allora, ok, andiamo qua. Andiamo a lei. Siamo fatti un po' tardi perché appunto c'è stato il suo problema che sono parato tutto ma funzionava più niente. Mi si è spento il computer, non funzionava più, era un casino qua. Adesso sembra che abbia funzionato, quindi allora qua chiudo un attimo, gli chiudiamo, io ti saluto finale e poi ci andiamo. Allora niente, allora spero che sia stata interessante questa live, appunto abbiamo parlato appunto di questi tre autori, quindi Shin Takahashi, Hideo Yamamoto e Yu Ishikawa. Tre autori molto diversi tra loro, anche nello stile di disegno, tutto però. Storie molto interessanti, molto belle. Quindi ve lo consiglio assolutamente tutti e tre. Recuperate qualcosa se volete, appunto, conoscere questi autori che magari sono un po' minori come autori, meno conosciuti. Però, insomma, tra chi è appassionato di manga sono conosciuti. E grazie, allora, giovedì prossimo continuiamo con le lezioni in giapponese, ormai siamo arrivati quasi alle scocce, alla fine, dopo. Di questa prima parte che parliamo della grammatica. Dopo vedremo di fare qualcos'altro. Continueremo sempre a studiare il giapponese in modo diverso. Un'altra volta avremo delle schede, magari parleremo di dialoghi di vita quotidiana, faremo qualcosa di. Allora, la prossima volta facciamo la corrispondenza, quindi faccio vedere come si scrivono le lettere in giapponese. Quindi, e parliamo quella cosa lì, la corrispondenza. Poi sabato riprendiamo a giocare un po'. E bisogna che formato, perché bisogna trovare un più avanti perché devo sconfiggere quella perché ho visto sabato scorso che devo sconfiggere un po' quel boss di livello che non ce la facevo, quindi devo provarci. Adesso vediamo domani, ci metto un po' lì. E poi vediamo il secondo video da quella serie che abbiamo visto sabato, una serie interessante che parla di appunto in Giappone dall'alto. Abbiamo visto Hokkaido, quindi adesso vediamo scendendo giù, devo fare vedere insomma, credo che faccio vedere Tokyo, insomma, il canto, quella zona lì. Quindi video abbastanza belli, quindi. Un altro nessun problema, l'ho messo su YouTube, quindi un altro problema di copyright e niente, quindi spero che vada avanti così. E quindi vediamo quei video lì, il secondo video della serie che fa vedere il Giappone dall'alto, quindi fa vedere la natura, ma anche la cultura, insomma, intervista persone, gente che vive in Giappone, quindi che hanno vari lavori, varie cose, insomma, interessanti quei video. Sono stati trasmessi anni fa su Rai 5. E niente, quindi poi parte di prossimo invece parleremo di letteratura giapponese. Già ho trovato due autori, ve lo dico sabato di chi parlerò, quindi ho trovato due autori di cui parlare. E niente, quindi spero che queste live siano interessanti, possano piacere e siano divertenti e interessanti soprattutto. Appunto, io cerco di fare qualcosa per diffondere un po' più, qualcosa di Giappone in modo un po' più di nicchia, quindi no, come ho visto ci sono vari canali qui su Twitch che parlo di. Le solite cose di manga, di anime, però io cerco di fare qualcosa un po' più diverso. Un po' più soprattutto per chi magari non è proprio appassionato, ma vuole conoscere questo mondo, che non è esperto in queste cose. Quindi lo faccio in modo un po' più gambe di esperti. E quindi niente, spero che queste cose vi possano interessare, quindi facciamo crescere il canale se volete sostenermi. Se volete sostenermi, potete fare una piccola donazione qui su Streamlabs, su ko-fi.com, quindi se volete, oppure acquistando il mio libro. Il mio libro che trovate su Amazon, è un ebook appunto, niente cartaceo, lo trovate su Amazon per 5 euro, se volete sostenermi. E
E cosa importante è iscriverti al canale, sia qui su Twitch che su YouTube, e far crescere i follower, più follower. Anche perché per diventare affiliato di Twitch ci vogliono almeno 50 iscritti, ancora non ci siamo, sono pochi ancora. Quindi diffondete, fate sapere che c'è questo canale, così aumenta. E più canale, più iscritti ci sono, più posso far crescere la comunità, anche col canale affiliato posso anche fare altre cose, che come tante volte ho fatto delle cose da potete mettere sul canale, purtroppo non posso mettere perché non sono affiliato. Quindi vi rimando appunto mettiamo questo, iscrivetevi al canale Twitch, poi iscrivetevi al canale YouTube, dove pubblico là, queste domande le pubblico qui sul canale, sul canale Twitch, sul canale YouTube. Poi la pagina Facebook, dove metto sempre gli avvisi quando faccio live. E il gruppo Facebook, che parla sempre di queste cose, appunto, di Giappone, di letteratura giapponese, anche di cinema giapponese. Adesso più là vuoi fare anche anche parlo di cinema giapponese. Adesso sto preparando, sto cominciando a raccogliere materiale e parlare di vari registi più importanti, più famosi giapponesi, e delle opere. Quindi lo schema è sempre quello qua: vedere la foto, parlerò e leggerò la biografia, poi vedremo i film principali con delle immagini. Se riesco a trovare le immagini delle locandine, voglio mettere le locandine originali giapponesi, se riesco a trovare i vari film. E quindi mettete sott'occhio, quindi anche il gruppo Facebook, vorrei parlare di queste cose, quindi mettete foto, anche parlare anche di ciclismo, anche sul gruppo Facebook, anche se potete anche per questo, perché amate il Giappone, ma anche del ciclismo, quindi mettete delle foto che vi possono interessare, che vi possono piacere su quella zona, poi c'è ancora le macchine, ma anche dei vostri posti, se siete in altri posti, quindi potete mettere delle foto magari siete usciti, avete fatto l'escursione in bicicletta, che vi piace in quei posti, potete fare delle foto e mettere sul gruppo Facebook. E poi la pagina Instagram, appunto, dove trovate cose, varie foto, vari disegni, e l'email, se volete contattarmi in modo diretto, o tocco qua che già c'ho i miei punti. E che altro è tutto? Ok, e quindi niente, ora ci vediamo giovedì per fare, appunto, per parlare di letteratura giapponese, sabato per giocare un po' e vedere un video, e martedì prossimo per parlare di letteratura giapponese, ma giovedì per lingua giapponese, parliamo lingua giapponese, facciamo il corso di lingua giapponese. E quindi niente, quindi ci vediamo giovedì prossimo. Mi dispiace per questo problema tecnico che c'è stato, adesso a parte iniziare la cancello che c'è, che manca quel pezzo lì che c'è la live che è rimasta qua su Twitch, però quella la tolgo e lascio solo questa, appunto, che sembra che sia andata abbastanza bene. Alla fine abbiamo fatto a farla. Quindi niente, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti e a Tokubai, alla prossima.